compagnia del dottor Massimo Berruto, responsabile struttura semplice, chirurgia articolare ginocchio, SST Gaetano Pini, CTO Milano e presidente Siagascot, società italiana artroscopia ginocchio, arto superiore, sport, cartilagine e tecnologie ortopediche. Dottore, benvenuto. Buongiorno a lei. Dottore, con lei oggi parliamo di lesioni meniscali. Il trattamento delle lesioni meniscali ha subito un sostanziale cambiamento nel corso degli ultimi 10-15 anni. Dalle meniscectomie si è poi passati a dei trattamenti più conservativi e si è visto che nei pazienti sottoposti in passato a meniscectomia totale o parziale lo sviluppo di artrosi è stato maggiore rispetto a quelli nei quali il menisco è stato conservato. Dottore, quindi quale trattamento per le lesioni meniscali oggi? Ma oggi come oggi diciamo che la sigla è Save the Meniscus, salviamo il menisco, salviamo il più possibile. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire o cercare di non trattare la lesione meniscale, cioè curarla, far sì che il dolore passi e quindi che il ginocchio vada gradualmente a normalizzarsi, oppure cercare di salvare il menisco suturandolo, cioè ci sono tutta una serie di tecniche che ci permettono di cucire questi menischi laddove le lesioni ovviamente lo permettono e quindi di salvarli e di portarli avanti negli anni. Dottore, i menischi sono strutture molto importanti perché ammortizzano, lubrificano, stabilizzano. Una volta venivano rimossi, oggi qual è l'atteggiamento nel trattamento di queste lesioni? Allora, come dicevo prima, soprattutto nei giovani si cerca la sutura. La sutura vuol dire che il menisco ha un'area o ha delle aree, diciamo, vascolarizzate, quindi che vengono raggiunte dal sangue e quindi queste possono cicatrizzare. In artroscopia, quindi con tecniche molto poco invasive, utilizzando degli strumenti particolari, si possono suturare, si possono cucire, favorendo a questo punto la cicatrizzazione. L'unica differenza rispetto alla asportazione classica del menisco è che la riabilitazione dopo queste suture è un pochino più lunga, per cui se noi pensiamo ad esempio ad un atleta che dopo un trattamento meniscale classico rientra a giocare dopo poche settimane, in questo caso deve aspettare un pochino di più, però ne vale la pena per il futuro del suo ginocchio. Collegandomi a questo le chiedo quindi se le suture del menisco sono praticabili in tutti i pazienti e in tutti i casi. Allora, sono praticabili nella maggior parte dei pazienti, se sono, come dicevo, quelle lesioni in zona vascolarizzata e in questo caso assolutamente bisogna tentare la sutura, sicuramente. Sicuramente perché vuol dire salvare il futuro del proprio ginocchio. Ci sono altre lesioni che purtroppo non hanno potenzialità di guarigione, in questo caso, molto a malincuore, ormai il chirurgo lo fa, bisogna togliere il pezzettino di menisco rotto, ma la percentuale si sta sempre più riducendo. E nel caso dei pazienti più anziani? Ma anche nei pazienti anziani si sta seguendo una nuova strada. Noi abbiamo visto che nei pazienti anziani il menisco è come se si distaccasse dal suo punto d'origine, si chiamano radici meniscali, un po' come un albero che si inserisce nell'osso. Man mano queste radici, diciamo, si usurano, il menisco non si rompe, ma è come se si spostasse. In questi casi si fanno dei trattamenti di reinserzione delle radici, per cui anche qui è una sorta di sutura, cioè riportiamo il menisco nella sua posizione, lo reinseriamo e questo vuol dire praticamente ridare al menisco la sua funzione di ammortizzatore e quindi anche qui bloccare l'evoluzione verso l'artrosi. Grazie dottore. Grazie a lei.